Gian Piero Perri, una 4 giorni sull'architettura, si è parlato molto di paesaggio, di quello che gli architetti, gli ingegneri, gli ordini professionali possono fare per migliorarlo e chiaramente anche in funzione turistica, no? Assolutamente, credo che sia stata una grande opportunità intanto per la città di Potenza, perché 4 giorni di animazione di questa qualità non è semplice trovarli in città. La città ha bisogno di questo protagonismo perché deve svolgere pienamente il suo ruolo di città capoluogo, e questo non è una funzione che va delegata solo alla politica, lo devono fare i corpi sociali, le associazioni, soprattutto i centri di eccellenza, di elaborazione culturale, e gli ordini professionali sicuramente sono protagonisti in tutto questo. Credo che sia stata anche un'occasione soprattutto per non eludere grandi questioni che riguardano la qualità del nostro habitat, il profilo che poi in fondo è l'anima dell'architettura, no? Il profilo, il volto che una comunità si dà, e quando sia importante per la Basilicata e per Potenza recuperare dimensioni estetiche, avere una gradevolezza, una capacità di immediatamente comunicare una forza di accoglienza. Tutto questo poi diventa chiaramente anche turismo, diventa una dimensione davvero gradevole che sicuramente non solo i residenti percepiscono ma anche i visitatori, e penso che questa occasione, questo trentennale abbia dato spunti, sollecitazioni, riflessioni che difficilmente potranno cadere nel vuoto, perché comunque rivolte ad un mondo e ad una comunità che oggi vuole discutere queste cose, che vuole che le condizioni migliorino e che hanno fiducia che su questi valori e su queste prospettive, a partire anche dalla vocazione turistica di questa regione, si può costruire un pezzo di futuro. Ecco, tra le tante sessioni, ieri si è parlato del destino dei centri storici, tanti piccoli centri storici che provano anche con idee creative, low cost magari, a spingere verso un flusso turistico, però fanno i conti poi con casse sempre più povere e tagli sempre più incisivi. Sì, certamente, diciamo, la congiuntura storica che viviamo purtroppo è abbastanza frena in qualche modo tutte queste circolazioni di idee, di creatività che sicuramente in un altro momento più velocemente avrebbero dato frutti e risultati. Però credo anche che, come sempre, nei tempi di bisogno la creatività si incrementi, insomma, che la voglia e l'idea di pensare, di immaginare oltre il disponibile, oltre il già fatto, sia importante. Per i centri storici minori della Basilicata c'è una grande sfida. Chiaramente non tutti possono immaginare di poter svolgere una funzione turistica, questa è un'affermazione che facilmente si comprende. Alcune però hanno delle condizioni, soprattutto quelle che ruotano attorno a grandi realtà attrattive, a quelle che sono collocate geograficamente in punti di massima accessibilità, a quelle che hanno un profilo architettonico, e torniamo alla qualità, talmente pronunciato e talmente significativo da essere di per sé un possibile prodotto turistico. È chiaro che quello sforzo va sostenuto da dimensioni pubbliche regionali, sono intenzioni, progettualità e realizzazioni che hanno bisogno di tutto un concorso di collaborazioni e di sostegni perché diventino un prodotto visibile sul mercato nazionale, arricchiscano l'offerta della Basilicata, e credo che in questa prospettiva per alcuni di essi sia tutt'altro che un'utopia, anzi probabilmente sarà una delle cose che darà maggiore soddisfazione, un po' come è accaduto ad esempio ad Aliano, che sulla vicenda di Carlo Levi e del suo parco letterario ha costruito comunque una condizione in cui dei ristoratori, dei giovani che vogliono oggi gestire dei posti letto, insomma, possono fare delle attività che sicuramente qualche decennio fa nessuno avrebbe mai immaginato. Quindi è possibile, non dappertutto a certe condizioni, ma è possibile.